Ed ora ho la novità che avevo in serbo per voi. Già da qualche tempo avete avuto l'opportunità di ascoltare questa bellissima nuova sigla. Il brano è Don't Be Afraid dall'album The Hidden Room di Loris Della Vetta, Big Cowboy, insieme alla nostra magica rossa Sara Albanese, che ne ha curato le parole. Benissimo, ho contattato Loris che si è dato ben disponibile a scambiare qualche battuta con noi per Country Live. E quindi ho il piacere in questa puntata di avere con noi Loris Della Vetta. Ciao Loris! Un caro saluto da Big Cowboy a Tiziana e a tutti gli amici di Country Live. Loris, è davvero un piacere averti con noi. Noi passiamo la tua sigla, la sigla tua e di Sara già da qualche tempo. Piace moltissimo, devo dire, perché ho avuto grande riscontro. Ma ti volevo chiedere, Loris, tu sei nato cantautore, cioè quando hai scoperto questa tua dote musicale e soprattutto questa tua qualità da cantautore? Perché non è facile, realizzare dei brani propri. Io ho fatto chitarra classica quando ero ragazzo, quando ero molto alle medie, così molto, molto giovane, e infatti io suono in fingerstyle perché ho appunto questo passato di chitarra classica. Allora, più che dote, secondo me, diciamo che quasi già da subito, quando cominciavo i primi rudimenti, sentivo il bisogno di dire qualcosa di mio con la mia musica. Questo sì, perché se tu pensi, già nell'ultimo album mio, appunto di Big Cowboy, appena passato il mio James, il mio gattaccio, nell'ultimo album di Big Cowboy c'è un brano, Cherry Pie, che ho già prodotto con i Beer Drinkers, ma che ho scritto nell'87 all'interno di un ospedale nel sud Italia. Ero a Brindisi in ospedale e quando mi hanno chiesto: stai scrivendo una lettera alla ragazza? No, sto scrivendo una canzone. E questo bisogno c'è sempre stato di voler esprimere quello che sentivo. Quindi non so se è una dote, non so se è una capacità innata, lo faccio un po' più per esigenza. Caspita, partiamo quindi dal classico. Allora, come mai poi il filone country? Che cosa ti ha spinto ad abbracciare, a sposare questo tipo di musica? Sempre da ragazzo, allora mio padre lavorava nella base NATO qui vicino, vicino a casa mia, e ci ha lavorato per 33 anni nel Security Police come supervisor. E mi ricordo un americano che gli regalò, quando io ero ragazzino, proprio una cassetta, non una cassetta di frutta, una cassetta Philips. Essendo io di una certa età, ascoltavo anche le cassette, una cassetta di Merle Haggard, e mi stupì perché mi piaceva questa forza che usciva in maniera molto semplice, veramente tre accordi, la verità, come dice Willie Nelson, e mi è piaciuto. Però devo essere sincero, io ho sempre ascoltato un po' tutto, anche un po' di rock, anche il funk, anche musica nera, quindi ho ascoltato tutta la vita, ho ascoltato un po' di tutto. Diciamo che nel momento in cui devo esprimermi musicalmente, suonicchiando la chitarra, a me esce un folk moderno. Infatti io non mi reputo uno che fa country music veramente, ho cantato ma anche molte cover di country music. Ma io faccio un folk moderno che potresti racchiudere più facilmente nel genere americana, che prende un po' veramente tante voci, molte insieme, tutte insieme. E quindi diciamo, io faccio un folk moderno e chiaramente con tutte le influenze musicali che mi hanno portato ad oggi, quindi senza cercando, spero di riuscirci, di non scimmiottare nessun artista importante. Bellissimo conoscere un po' più di te perché effettivamente io, grazie a Sara Albanese che ti fece l'intervista in una tua serata, avevo capito tu facessi espressamente country music. Vedi com'è importante invece scambiarci quattro battute. Ti chiedo ovviamente, visto che è la sigla della nostra trasmissione, come è nato l'ultimo album, da dove viene, come nasce, da dove arriva l'idea di realizzare addirittura un intero album musicale?
Già il titolo, The Hidden Room, la stanza nascosta, la dice lunga, pur essendo nascosta. E The Hidden Room nasce un po' dappertutto, perché ho scritto, è una raccolta fondamentalmente, perché ho scritto delle canzoni già prodotte in passato, quindi Cherry Pie, appunto, che l'ho scritta nel lontano 87 e prodotta nel 2013. E poi c'è per esempio Bruno's Wings, che ho scritto nel 91 per un carissimo amico ed è stata prodotta nel 98 nel primo album dei Beer Drinkers, ma chiaramente ha riacquistato vita perché l'ho riarrangiata insieme a Paolo Pizzi naturalmente, e quindi è nuova. E dopo ci sono invece brani che nascono assolutamente dalle cose che ho vissuto in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno, soprattutto in quest'ultimo periodo. Ho scritto molto in montagna, dove trovo più pace e dove di solito ci sono io in montagna quando non devo fare altre cose, eccetera, posso stare in tranquillità e quindi poter scrivere e concentrarmi, stare lì rilassato. E poi un grande stimolo me l'ha dato appunto Sara Albanese, che tu conosci molto bene, perché mi ha dato questi suoi testi che mi hanno clic subito, mi hanno dato subito, han dato subito voce a una musica che c'era già nelle mie chitarre, quindi è stato molto molto bello. Sono diventati subito miei quei brani, nel senso che li ho proprio percepiti immediatamente, e questo è stato molto bello. E quindi l'album nasce un po' ovunque, un po' in casa, un po' in montagna, gli spunti, le idee, le emozioni soprattutto, che ho voluto condividere, mettermi anche un po' a nudo se vuoi, e ho voluto condividere un po' col pubblico chiaramente, e questo è anche il perché di questo album da solista. Per il titolo mi ha aiutato anche una mia amica, c'erano diverse opzioni, no? Diverse chance, ma The Hidden Room mi piaceva proprio perché questa stanza nascosta è una cosa mia, assolutamente mia, molto intima, e questo è quello che ho voluto appunto rappresentare nell'album, e credo di esserci riuscito, almeno dai riscontri che abbiamo in questi due mesi, 22 ottobre, 22 novembre, 22 dicembre, due mesi e mezzo di uscita dall'album. Allora io ti ringrazio davvero, Loris, di essere stato con noi, di averci dedicato un po' del tuo tempo. Ovviamente ti facciamo tantissimi auguri che quest'album prenda la vetta delle classifiche, soprattutto nei cuori di chi ama il country, di chi ama la buona musica, soprattutto dei cantautori, quindi la musica realizzata con passione, da come si vince, da ciò che ci hai raccontato fino adesso. Ovviamente un grazie anche a Sara, è stato bellissimo parlare di lei, perché lei è stata presente nelle nostre puntate. Con tanto affetto, davvero tanti auguri, e comunque sarai sempre con noi con la nostra sigla. Un caro saluto da Big Cowboy a Tiziana e a tutti gli amici di Country Live.